Il primo film importante, proprio in costume, che ha cambiato un po' il modo di fare cinema porno in Italia, è stato Cappuccetto Rosso. E la protagonista era Barbarella nel momento migliore della sua carriera artistica. Ed era perfetta, era il Cappuccetto Rosso ideale, biondina, con le treccine, col suo costumino rosso, con la mantellina rossa, era meravigliosa, era veramente eroticissima, era proprio il massimo del massimo. E naturalmente tutte le avventure che ci ha avuto con il nano Désiré venuto dalla Francia, con il lupo cattivo che poi era Philip Swan, e con Jesse Moore che faceva la sua madre, che aveva delle tette enormi, era un'americana, è stato veramente uno dei film più belli che ho fatto, ed è stato così bello anche grazie a Barbarella, che era veramente perfetta per il ruolo. Come performance porno non è stata la migliore che io ho avuto, ma sicuramente era il miglior Cappuccetto Rosso che potessi desiderare. Per il resto ogni tanto aveva qualche problema, qualcosa non lo voleva fare, qualche cosa non voleva fare, ma questo è normale, era una bravissima ragazza e quindi io ho sempre rispettato, ho sempre fatto quello che loro volevano, non ho mai forzato nessuna attrice a fare niente che non volesse fare. Certo, avrebbe potuto fare di più se fosse stata un pochino più appassionata al sesso, però era brava come attrice e perfetta nel ruolo.